Ciao, sono Paolo di The Running Club e questa è una cornice un po' atipica. Sono da 10 giorni negli Stati Uniti, mi trovo nell'isola di Maui, alle Hawaii, ed è il momento di fare la recensione di queste scarpe. Perché proprio qui? Perché le ho utilizzate nel corso degli ultimi 10 giorni, ci ho fatto i 150 km della recensione e vorrei offrirvi un punto di vista un po' particolare proprio di un utilizzo continuativo nel corso di questo periodo. E viene da dire che questa è una scarpa da viaggio, un po' perché l'ho indossata in questi 10 giorni, un po' perché ha delle caratteristiche tecniche che la fanno risultare essere una soluzione che può andar bene per tanti usi diversi. Diciamo la singola scarpa che porterei con me in vacanza, perché questa mi permette di alternare corse lente, corse un po' più svelte e anche qualche lavoretto magari al medio, qualche ripetuta un po' lunga. Ovviamente quando ho voglia di correre allenamenti di qualità. In vacanza, in questo caso non è proprio una vacanza, ma è una trasferta di lavoro, non ho mai molto tempo, posso allenarmi la mattina presto e la mattina presto tirare un medio onestamente un po' complicato. Detto questo, vi racconto questa scarpa, che è una Daily Trainer che si posiziona molto vicino a Gel Nimbus 25, una scarpa della quale qui in The Running Club vi abbiamo parlato a lungo. È leggermente diversa perché alcune caratteristiche tecniche sono simili, ad esempio il tipo di intersuola, la struttura superiore e diciamo una finitura qualitativamente molto ben curata. Però ci sono alcuni elementi che la differenziano in modo netto nella Gel Nimbus 25. La prima cosa che vi posso dire è che è una scarpa più veloce, perché ha un'intersuola un po' meno spessa e in modo abbastanza naturale tende a proiettare la corsa un po' più di mezzo piede d'avampiede rispetto a quello che succede con Gel Nimbus 25. È una scarpa adatta anche alle corse lente, magari non alle rigeneranti, per questo lasciamo Gel Nimbus 25. È una scarpa che va bene per allenamenti un po' più di corsa svelta, dove ci si avvicina magari al ritmo del medio o si corre anche al medio. Le ho utilizzate per esempio per fare un medio in pista tirando alcuni amici, facendogli un po' da lepre, e devo dire che mi sono trovato molto bene. È adatta secondo me a atleti che pesano fino a 75-80 kg, che corrono le corse lente a un ritmo che varia da 6 al chilometro per quelli più lenti fino a 4-30 km per quelli più veloci. Se correte i lenti più lenti o più veloci di questo ritmo, probabilmente è meglio orientarsi verso altre scarpe. Il loro limite non è il 4:30, 4:30 sulla corsa lenta le possiamo portare a ritmi anche più veloci, ovviamente molto dipende da quelle che sono le vostre potenzialità e dal vostro massimale. Passo ora come sempre a raccontarvi i singoli elementi della scarpa con i voti per poi arrivare al mio giudizio finale. Parto dal battistrada, che è molto ben costruito. Simile a quello di Nimbus 25, notiamo come è presente una gran parte in gomma nella parte anteriore e in quella posteriore. La gomma è molto dura e molto spessa. Questo aiuta a preservare la scarpa quando si fanno tanti chilometri e in effetti dopo i 150 che ho percorso io problemi non ne ho avuti, anche nei soliti punti di contatto miei che ho per via di come io appoggio a terra. La parte centrale ha l'intersuola esposta, che è sicuramente molto più morbida della parte dura, però particolari problemi onestamente non ne ho avuti. C'è un po' di usura nella parte centrale che è tipica, ma il comportamento va molto molto bene. Durerà lungo il battistrada? A mio avviso non ci sono particolari problemi. Sicuramente durerà più dell'intersuola, ma di questo vi parlo dopo. L'intersuola è l'elemento caratteristico di questa scarpa. È una mescola FF Blast Plus, che è la stessa che viene utilizzata da ASICS per Gel Nimbus 25 e anche per le Kayano 30. È una mescola in EVA, quindi tradizionale, che però è stata arricchita, personalizzata con un elastomero termoplastico che sostanzialmente arricchisce questo EVA rendendolo più elastico, con una risposta quindi più simile ad altre tipologie di intersuole che abbiamo visto su scarpe magari più premium. Le quote sono interessanti, 37,5 mm nel tallone e 29,5 mm nell'avampiede. Il drop quindi è 8 mm, esattamente lo stesso di Gel Nimbus 25. Qual è il comportamento di questa intersuola? Nella corsa io ho avvertito una buona risposta, non eccezionale in termini di ritorno di energia, però l'ho trovata piuttosto confortevole. Del resto è una scarpa di fascia media questa, non dobbiamo pensare che abbia una risposta all'intersuola simile ad esempio alle intersuole più premium utilizzate nelle scarpe da gara. Non è così, però nel complesso ci si riesce a correre anche piuttosto velocemente. Non ha una forma meta rocker particolare, però devo dire che correndo ho avvertito una certa propulsione al correre di avampiede, sicuramente in modo molto più marcato rispetto a quello che avevo rilevato in Gel Nimbus 25, che ha stranamente lo stesso drop.
Nella parte posteriore, nel tallone, è presente l'inserto Impur Gel, che aiuta in termini di protezione e morbidezza. Questa è una scarpa che non arriva agli estremi di Nimbus 25 o di altre scarpe iperprotettive pensate per le corse più lente, però riesce a essere protettiva, si può utilizzare anche su uscite lunghe. Io l'ho portata fino a 20 km nel corso di questi 10 giorni all'estero, però non credo avrei particolari problemi a farci un lungo premaratona da 30, anche 35 km. Ovviamente molto dipende da quanto pesate. Se siete più sui 60-65 kg, sì. Se siete più verso gli 80, è meglio utilizzare qualche cosa di un po' più protettiva. La tomaia è fatta da un mesh doppio che sembra molto spesso e che, diciamola un po' così, può portare ad avere caldo, a far traspirare poco. In realtà l'ho usata al caldo, problemi io non ne ho avuti, perché è vero, un mesh doppio molto protettivo, però è morbido, è piuttosto confortevole e ha parecchi punti di aerazione, quindi la traspirabilità è sicuramente molto buona. Non è una velina da gara leggerissima, però devo dire che particolari problemi anche in climi un po' più caldi non ce ne sono. In termini di calzata ho apprezzato la parte anteriore perché è abbastanza ampia. Io non ho avuto particolari problemi, le dita dei piedi le muovevo bene, mi sentivo protetto, loccato bene all'interno della scarpa, però allo stesso tempo non schiacciato, costretto troppo. In questo è un po' la parte anteriore che è abbastanza ampia, un po' la morbidezza generale della tomaia. Io devo dire che problemi particolari di calzata non ne ho avuti e ho apprezzato molto la comodità della scarpa anche da questo punto di vista. L'upper nel confronto con Gel Nimbus 25 cambia non poco, soprattutto per la linguetta, perché è sicuramente molto più fattuta, standard, ben protetta, fissata a entrambi i lati con una parte elastica. Quando la si posiziona resta lì e non si muove. Le stringhe vanno molto bene, classiche di forma rettangolare, si allacciano, non si slacciano, e non ho avuto mai nessun problema a trovare la tensione giusta per bloccare bene il piede senza che questo diventasse opprimente. Nella parte posteriore il tallone è piuttosto rigido, tranne la parte superiore, è molto ben imbottito, non ha cuciture a vista nella parte all'altezza del tendine, e devo dire che il comfort è sicuramente molto buono. Questa è una caratteristica comune a un po' tutti gli elementi di Cumulus 25. È una scarpa confortevole che si indossa volentieri perché trasmette questa sensazione di comodità durante la corsa. Peso è l'aspetto tecnico che più mi è piaciuto di questa scarpa, perché è una scarpa leggera nonostante sia abbastanza importante e nonostante abbia una bella protezione imbottitura che ne facilita, come ho appena detto, il comfort. Nel mio numero sono 250 grammi, che è un buon peso per una scarpa di questo tipo. A titolo di confronto, Gel Nimbus 25, che ha una linguetta estremamente più sottile, pesa 25 grammi in più, che non sono pochi. Inoltre, al piede faccio fatica a sentirne il peso. È una scarpa che veramente mi ha sorpreso da questo punto di vista per la sua leggerezza e per la percezione di comodità che offre durante la corsa. Comfort, anche qui un voto sicuramente molto buono. La costruzione, ripeto, morbida nella tomaia, la parte posteriore ben imbottita, una linguetta che sta ben posizionata, paffuta al punto giusto. Devo dire che problemi io non ne ho avuti in termini di comfort. L'intersuola va piuttosto bene, non è iperreattiva, ma protegge bene almeno una teta del mio peso e lo spessore complessivo è sicuramente importante, ma non è così maxi. Quindi hai una ricaduta in termini di peso, e anche questo un po' incide sul comfort, ma mantenendo sempre una protezione elevata. Devo dire che l'ho trovata una scarpa confortevole anche utilizzandola in questi giorni, ogni mattina in tutti gli allenamenti, senza alternarla con l'altro, non ho avuto nessun tipo di problema. Il ritorno d'energia non è di certo spettacolare, non è il punto di forza di questa scarpa, perché l'intersuola in FF Blast Plus va bene, è elastica, dà una buona risposta, ma non è a livello di altre. Nel complesso comunque l'ho trovata apprezzabile. Su di me ha questa capacità di portarmi a correre un po' più di avampiede, l'ho visto anche dall'inferiore usura della parte posteriore che di solito ho su scarpe di questo tipo, e questo sicuramente mi ha aiutato ad avere un po' più di elasticità nella corsa. Il mix è buono, ripeto, è una scarpa che non si posiziona a un livello troppo alto di prezzo, è una scarpa che riesce a essere leggera, che va bene per le corse lente, ma che con un certo ritorno di energia aiuta anche quando si vuole aumentare un po' di più il ritmo. Sicuramente, a mio avviso, più di quello che riesco ad ottenere con Gel Nimbus 25, basata sullo stesso tipo di intersuola, ma con una struttura di scarpa comunque diversa. Prezzo ufficiale. Altra nota positiva per questa scarpa. Il listino di 160 euro IVA inclusa, 40 euro in meno rispetto al prezzo ufficiale di Gel Nimbus 25. Quindi molto molto bene.
il prezzo è allineato anche ad altri concorrenti presenti sul mercato, ma c'è una precisazione. Questa scarpa già ora si trova a listini scontati ed è possibile acquistarla a prezzi estremamente concorrenziali. A mio avviso, a meno di 100 euro è un affarone da non lasciarsi sfuggire. Il voto finale è un 8 come media di tutti quanti i voti dei singoli elementi. E devo dire che mi ci trovo abbastanza bene. È una scarpa che mi ha accompagnato in questi 10 giorni, mi ci sono trovato molto bene perché riesce a essere una scarpa valida per le corse lente, magari non per i rigeneranti, può andare bene anche per quello, però ci sono altre scarpe che vanno meglio. Per le corse un po' più svelte, dove ho voglia di accelerare un po' il ritmo, e anche per alcuni lavori. Le porterei per il medio, magari per le ripetute stando su quelle più lunghe, quindi un po' più lente. Non le userei per le ripetute sui 1000, ci sono scarpe che possono essere migliori compagne da questo punto di vista. Però è una scarpa tuttofare che va bene quando si è lontani da casa, quando si ha soltanto un paio di scarpe a disposizione e si vuole avere un qualche cosa che sia comodo, confortevole, traspirante al punto giusto, che protegga e che vada bene anche per camminarci, perché poi le ho utilizzate per camminare nel corso di questa giornata. Un giudizio quindi sicuramente positivo. Devo dire che l'unica cosa che non mi convince in questo momento di queste scarpe è la durata dell'intersuola. Tutte le altre caratteristiche vanno benissimo, secondo me possono reggere tantissimi chilometri. Sull'intersuola qualche dubbio ce l'ho, perché la FF Blast Plus tenderebbe, per quello che abbiamo visto, a perdere sicuramente buona parte delle sue caratteristiche quando si arriva a un certo chilometraggio. Io credo che una teta del mio peso, diciamo sui 65 kg, possa arrivare a portarla a 600 km senza grandi problemi e poi si vede. Atleti un po' più importanti, forse 600 km sono un po' un limite. Ora, in generale, è meglio non portare troppo lungo le scarpe, molti di voi magari le portano anche a 1000 km, l'ho fatto anch'io tante volte. In realtà sarebbe una buona cosa arrivare a una certa distanza, pensionare un po' per volta le scarpe, utilizzarle per corse brevi e alternarne con altre, perché si perdono un po' di caratteristiche e soprattutto la scarpa può portarci più facilmente a infortunarci. Però io credo che i 600 km ce la si possa fare. Mi riservo di vedere come questa intersuola si comporti e anche come si comporti in Gel Nimbus 25, che stiamo appunto portando a un test di lunga durata. Alcuni dati li avremo già da lì. Bene, fatemi sapere se avete questa scarpa, l'avete utilizzata, datemi un po' di feedback nei commenti qui sotto. Per noi è importante avere anche informazioni di chi, oltre a me che lo recensite, le ha indossate per tanto tempo e magari ci ha fatto anche un po' più di strada. È importante per la community e molto utile per tutti. Ricordatevi sempre di seguirci qui sul nostro canale YouTube, sul sito del runningclub.it, sui nostri social. Iscrivetevi al nostro canale perché per noi è molto importante e continuate a seguirci. A presto con altre recensioni, ahimè non più di Hawaii. Ciao a tutti e buone corse.